Ciao ragazzi, sono Master Wallace, il vero Master Wallace, non magari dei fake che vedete in giro, foto così di personaggi ridicoli. Il vero Master Wallace è questo, è anche quello che tutti i giorni è continuamente attaccato, calunniato, offeso, criticato. Ma sapete ragazzi, sono abituato a queste cose da sempre, il motivo è semplice. Sapete chi è che attacca Master o critica? Ci sono due categorie di persone che lo fanno sostanzialmente. Sono i dopati falliti, nel senso gente che si bomba e magari ha certe prestazioni, ha certi fisici, ma senza doping sarebbero nulla. Quindi questi criticano Master perché sanno che Master senza doping è superiore a loro. Poi ci sono i falliti, diciamo io li chiamo i saccenti mediocri, cioè gente che non sono dopati, sono veramente natural, ma fisicamente non sono nemmeno lontanamente comparabili a master. Quindi ecco, queste sono le due categorie che per cui qualsiasi persona vedete qui nel web o in giro che critica master, nel senso proprio critiche pesanti, calunnie, offese, fa parte inevitabilmente di una di queste due categorie, quindi state sereni, ok? No, lo dico così giusto per il successo di Master è enorme. Allora, io intanto vi dico che l'altro giorno ho messo delle foto del gruppo, il mio profilo di Master che era al mare, Master che era in palestra e le foto hanno impressionato, ho ricevuto tantissimi complimenti, gente che non riesce a credere a una cosa del genere. E quindi Master dimostra coi fatti ogni giorno quello che vale, mentre tanti altri chiacchierano e cianciano sul nulla. Faccio una precisazione sul fatto, il mio ultimo video che ho fatto sulla panca piana dopo il Covid, 150 post-Covid, no? Master li ha fatti, e questo è un dato di fatto, mentre tanti 150 nella loro vita non li faranno mai, nemmeno nei più migliori dei loro sogni. E vi dico questo, ma alcune cose tecniche veloci, poi passiamo all'argomento che devo dirvi qui. Allora, il bilanciere è di 22 kg, proprio standard pesato, è quello. Molti dicono: ma non si è mai visto messo i 22 kg? Non lo so, quello pesa 22 kg, è l'ultimo che è stato acquistato in palestra e ha quel peso lì. Chiunque è venuto a allenarsi qua e lo conosce, cioè il peso è quello. Per cui, poi lo stile di Master, allora vedete. Lo stile da gara che richiedono certe federazioni, cioè quello di stare con i glutei attaccati, schiena, peraltro non è valido in altre federazioni, che ci sono foto di atleti agonisti, anche campioni che fanno dei ponti che sembrano l'arco di trionfo incredibili, che staccano anche i glutei e tutto, quindi alcune federazioni lo valutano, altre no, ma questo per precisare. Comunque non sta scritto da nessuna parte che quella è la miglior tecnica possibile. Cioè di stare aderenti alla panca. Questa è una convenzione che si è fatta, così come io potrei fare una federazione dove vi dico, nella mia federazione come stile accetto solo il fatto di staccare glutei e schiena, per dire. Oppure potrei fare una federazione dove dico, in questa federazione la panca si fa con i piedi tirati su per aria, li tenete incrociati, come qualcuno lo fa davvero in palestra, no? Quelli che tirano sulle gambe e spingono solo senza avere i piedi appoggiati. Ecco, da noi si fa solo così in questa federazione. Benissimo, uno decide un canone tecnico e chi sta in quella federazione lo deve rispettare perché quello è, se no non ci va, benissimo. Ma queste cose qua sono tutte, diciamo, arbitrarie. Io quello che ho sempre ricercato nella panca è di avere la massima potenza possibile di spinta e la salvaguardia delle articolazioni. E col mio stile di panca personale, questo è realmente avvenuto perché Master spinge pesi che da natural, ahimè, io difficilmente li vedo fare in palestra, non so voi chi vedete in palestra, e poi nel video qui nei web lasciamo perdere cose che vedete che sono tutte cose, i pesi che si vedono fare qui nel web da qualcuno sono totalmente irreali, possibili solo con bombe e basta, quindi non fidatevi mai di certe prestazioni. Io vi dico in palestra, io gente che spinge certi pesi non li ho mai visti. Quindi allora massima potenza e con il mio stile ce l'avete perché spingerete proprio dal basso con i tricipiti e salvaguardate le spalle. Anche perché ad esempio il fatto del rimbalzo che hai criticato.
In realtà quello vi sarà alle spalle, è molto peggio il fermo di che avete rovina, tanto per dire un atto particolare, no? Quindi, dopodiché uno può seguire lo stile che vuole, ma l'importante sono i risultati, perché io vedo i miei ragazzi che imparano questa tecnica e diventano molto forti, dicono: ma sti in palestra straccio tutti, e molti parlano: ah no, però lo stile non va bene, però quando si provano i pesi, con i pesi che faccio io rimangono sotto e io li batto, quindi questo conta. E d'altra parte, ragazzi, è un po' come una corsa nei 100 metri, no? Non c'è un regolamento di quale stile usare nella corsa per i 100 metri. Lì la sola cosa che conta è che si parte insieme allo start. E il primo che taglia il traguardo ha vinto. Se poi questo corre in modo sbilenco, strano, non ha importanza, deve tagliare per il primo traguardo. E questo vale anche per la panca. Quindi fidatevi della tecnica di Master, che è la migliore in assoluto, per darvi la massima potenza e salvaguardare le spalle. Spalle di Master alla mia età sono sanissime, Master è tutto sano, ma anche le spalle, e non è poco. Quindi valutate voi chi sono i credibili e non credibili. Passo ora all'argomento, scusate, ma devo fare un po' queste divagazioni perché. Passo ora all'argomento principale, che è il fatto dell'autostima del culturista o degli uomini in generale, se vogliamo. Qui ci sono due fattori che influiscono tantissimo. Io ne parlerò anche nel mio libro che sarà pubblicato a breve, a pochi giorni, sull'anti-age. Sta uscendo questo libro di Master, dove tutta la mia esperienza sull'anti-age, che mi ha portato a questa condizione estrema di super fisico e salute perfetta, verrà messa a disposizione del mondo. Il problema principale della mancanza di autostima di un uomo, spesso, anche quando è giovane, è il fatto che la sua percezione del corpo non è quella che lui davvero vorrebbe. Cosa voglio dire? Voglio dire che se un uomo ha un corpo molto secco, smunto, grassoccio, addirittura obeso, cioè voglio dire, se la percezione del corpo non è quella, diciamo, che esteticamente deve avere un valore, uno come fa ad avere tanta autostima di se stessa? Guardate che io ho conosciuto gente che diceva: no, ma a me fare la dieta non mi interessa, anche se sono grasso, l'importante è che sto bene, voglio mangiare. Non è così, quella è una resa mentale, dicono così perché non sono in grado di affrontare veramente una dieta e dimagrire, quindi si lasciano andare queste considerazioni confortanti. In realtà ho visto spesso anche l'esatto opposto: chiunque si allenava, si metteva a dieta e migliorava fisicamente, quindi meno grasso e più muscoli. L'ho detto che se un giorno mi candido in politica, il mio motto sarà meno grasso e più muscoli per tutti. Ecco, in questo caso questi uomini, vedendo migliorare, ma ho visto anche tantissimi ragazzi giovani, che erano frustrati, timidi, col miglioramento del fisico, dello stile di vita di Master, l'MVS, le sue motivazioni, diventavano altre persone. E mi ringraziavano: Master, io grazie a te sto diventando un'altra persona, sto acquisendo una nuova consapevolezza di me stesso. Quindi, di pari passo con la trasformazione fisica che farete con l'MVS, voi diventerete uomini migliori e la vostra autostima salirà alle stelle. Fidatevi che è esattamente così. E questo accade anche a me da sempre, tutti i giorni. Sono abituato, però è stato anche per me un processo di crescita in questo senso. L'altro lato che voglio dirvi è questo: con l'avanzare dell'età, e questo ne tratterò anche specie nel nuovo libro, c'è un problema anche di calo ormonale, specialmente gli ormoni androgeni del testosterone. E avviene questo: il testosterone è un ormone che, a parte sul fatto prettamente fisico, agisce moltissimo a livello cerebrale sui neurotrasmettitori. E col decadere di questo ormone, dei livelli nel tempo, decade anche un po' lo stato mentale di eccitazione, di euforia, anche di autostima. Tendono a instaurarsi dei stati depressivi. Allora, ripeto che queste sono considerazioni che faccio io. Chiaramente, una persona che ha dei gravi problemi ormonali o depressivi deve andare da un medico, però io vi dico che uno dei problemi correlati all'età che avanza è il fatto proprio che il calo ormonale vi diminuisce il voltaggio del cervello. Avete presente quando gli adolescenti sono sempre carichi, sono sempre iperattivi, non hanno tanta fiducia in se stessi, non temono nulla, si sentono impotenti? Ecco, perché hanno tanto testosterone. Calando quello avviene un po' il fenomeno opposto. Qual è la buona notizia? La buona notizia è che noi, anche naturalmente, possiamo tenere alto il nostro testosterone naturale con un certo stile di vita, quindi allenamenti, dieta, e anche con un certo tipo di integrazione mirata, con sostanze semplici e naturali, alcune tra l'altro poco note e non usate nel culturismo, ma che io ho scoperto,
che ne parlo anche nel mio libro, quello che ho fatto sulla super definizione. Ecco, naturalmente possiamo tenere molto alto il nostro testosterone naturale. Se voi siete oltre gli ANTA, mi rivolgo a chi è oltre gli ANTA, potete avere una nuova vita, nuove energie, nuovi livelli mentali, tanta autostima in più, semplicemente innalzando i vostri livelli. Bastano anche pochi milligrammi per fare la differenza mentale. Il master, che ha sempre i milligrammi al top, è sempre carico, euforico, e anzi, delle volte mi devo anche contenere. Pensateci un attimo, me lo posto, a volte dico, già che mi contengo, qui sono troppo alti i milligrammi. E quindi, adesso so le battute di qualcuno, ah, masti milligrammi se li fa perché si spara le punturine nel sederino, eh? No, ragazzi, questo le lascio ai falliti, queste cose. Master è tutta natura ed è il top, quindi è possibile fare questo. Allora, io vi dico, se voi migliorate il vostro stato fisico, lo migliorate, e avete il testosterone alto, la vostra autostima crescerà per forza. Okay? E questo vi darà dei benefici in tutti i campi, sociali, affettivi, sentimentali, dove volete. Perché tanta autostima crea uomini migliori e la società ha bisogno di uomini migliori. Master crea uomini migliori, quindi fa il bene della società e dovrebbero farmi un monumento, una medaglia, anche se sono vilipeso, calunniato. Cioè, magari adesso in questo periodo avete visto che buttano giù le statue, no? Di quelli presunti così razzisti anche delle epoche storiche passate. Ecco, invece a Master dovrebbero fare un monumento attuale per il bene che fa l'umanità. Io vi ringrazio e vi aspetto con noi, con me. Sapete cosa fare e quindi non mollate mai. Grazie a tutti. Al top.